E in quest'oggi presenteremo come Umpli provinciale di Caserta, Unione Nazionale Prologo d'Italia, Comitato Provinciale di Caserta, stiamo inaugurando una mostra itinerante su Vanvitelli. Una mostra itinerante che toccherà tutti i comuni della provincia di Caserta, dove le Prologo già di suo fanno un enorme lavoro di promozione sociale sul territorio. Questa mostra itinerante non vuole sostituirsi ma deve essere complementare a una serie di iniziative durante l'anno vanvitelliano che già sono state poste in essere dagli altri enti, quali la Regia di Caserta e la Città di Caserta. Questa nostra mostra deve essere itinerante poiché vogliamo veicolare anche le informazioni legate a questo artista visionario che ha realizzato imponenti strutture artistiche non solo a Caserta ma all'interno di tutto il territorio nazionale, e vogliamo proporlo anche sulla periferia, soprattutto nella periferia della provincia, affinché chi guarda questa mostra può suscitare qualche curiosità e quindi spostarsi a vedere nei real siti quello che veramente stanno attivando sia la dottoressa Maffeide, la direttrice della Regia di Caserta, Saleucio, i comuni, insomma tutti quegli enti che si stanno adoperando affinché quest'anno, che questa ricorrenza venga sfruttata a 360 gradi. Noi come Umpli stiamo cercando di metterci anche il nostro con questa mostra e cercheremo di cogliere l'obiettivo quando riusciremo a portare anche la periferia di Caserta una notevole conoscenza sull'artista Vanvitelli e soprattutto spostare il flusso turistico da Caserta verso la periferia e viceversa. La mostra sulla ricorrenza di Vanvitelli, promossa dall'Umpli di Caserta, è un'iniziativa di alto livello, ma anche un'opportunità per far conoscere meglio Vanvitelli a tutta la provincia. La location oggi, la presentazione qui all'interno di questa splendida struttura è già di per sé molto importante, ma si parte di qua, come ha detto il presidente provinciale Raffaele Compagnone, perché venga conosciuta la tipologia, la strutturazione della mostra, perché ogni paese, ogni prologo possa eventualmente decidere di ospitarla e quindi diventa un modo per trasmettere cultura e conoscenza. Quindi la mostra è un'ottima opportunità per chi oggi c'è in questa manifestazione, ma diventa l'opportunità ancora di più perché l'intera provincia si riappropri di questo grande artista che forse meriterebbe maggiore visibilità e maggiore notorietà.